L'ideologia neoliberistica impostasi nel mondo post-1989 si regge, tra le altre cose, anche sul mito dell'imprenditore di se stesso. Sii imprenditore di te stesso, ripetono le logore ideologie neoliberistiche, con il malcelato obiettivo di illudere il lavoratore, il disoccupato, il precario, di essere sulla stessa barca dell'imprenditore, del capitalista, di più, di essere egli stesso un imprenditore potenziale e un virtuale capitalista. In questo modo sparisce, complice le ideologie e le grandi narrazioni del potere, il conflitto servo-signore. O meglio, il conflitto servo-signore continua a esistere, giacché la società continua a fondarsi classisticamente sulla contrapposizione tra sfruttatori e sfruttati, fra il polo del signore e il polo del servo, ma sparisce la possibilità del servo di avere coscienza di questa conflittualità. Il servo cessa di concepirsi come tale e quindi di maturare una coscienza oppositiva e prende surrettiziamente a illudersi di essere egli stesso un imprenditore di se stesso. La razionalità neoliberistica, quella che è stata definita da un importante studio contemporaneo, la nuova ragione del mondo, è quella che tutto sottopone alla ratio calcolante ed economica elevata sola sorgente di senso. Ragion per cui non vi sono più esseri umani, ma consumatori, non vi sono più servi e signori, ma solo imprenditori di se stessi. Ecco allora che il rapporto diseguale, conflittuale fra servo e signore si ridispone ideologicamente nella forma di un rapporto fra due imprenditori di se stessi, ciascuno dei quali mira a massimizzare il proprio profitto, ciascuno dei quali condivide la stessa visione economicistica del mondo. Ecco allora che è il capolavoro dell'ideologia, questa negazione apparente, puramente ideologica del conflitto, che occulta in realtà il conflitto e la contrapposizione servo e signore. Il servo cioè viene a negare la propria stessa coscienza oppositiva nella misura in cui si illude di essere egli stesso un signore, un imprenditore di se stesso. Con l'ovvia conseguenza, un'altra ovvia conseguenza, per cui se sei imprenditore di te stesso, i fallimenti, gli insuccessi e i naufragi a cui puoi andare incontro, lungi dall'essere il prodotto di un classismo immanente alla società, lungi dall'essere il prodotto di un conflitto diseguale tra servo e signore, sono invece imputabili a te stesso e alla tua cattiva capacità di essere imprenditore di te. Ecco allora che in questo scenario abbiamo il capolavoro del potere, il capolavoro della logica neoliberistica che si impadronisce delle anime e colonizza i cuori, illudendo tutti, compresi i servi, di essere imprenditori di se stessi e dunque interni a questo scenario apparentemente pacificato in cui tutti lottano per lo stesso obiettivo, l'imprenditoria universale, e viene a mancare in realtà la piena consapevolezza, in primis da parte del servo, di essere interno a una rete conflittuale, una polarità oppositiva che con Hegel continueremo a chiamare l'opposizione fra servo e signore, la dialettica tra la servitù e la signoria. Ecco, questo è il tempo in cui le grammatiche orwelliane che occultano i rapporti dominano su tutto lo scenario. Non ci sono più gli sfruttati, ma gli esclusi, per cui appunto se sei sfruttato c'è qualcuno che ti sfrutta, se sei escluso è colpa tua se lo sei. Non ci sono più i rapporti classisti, ma ci sono genericamente le disuguaglianze, che non si capisce donde derivino, laddove invece chiaramente derivano da un rapporto conflittuale fra servo e signore, e appunto non ci sono più servi e signori, ma soltanto atomi competitivi e imprenditoriali di se stessi, dove appunto la visione è la stessa. Se sei imprenditore di te stesso, chi sta dall'altra parte, il signore, non è più un tuo nemico, ma è paradossalmente uno come te, con il quale condividi tutto, compresa la visione del mondo basata appunto su atomi imprenditoriali.